Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo parlando di educazione ambientale e del progetto Sulle tracce della fauna selvatica dedicato agli alunni delle scuole elementari di Todi e Spoleto e coordinato dall'ambito territoriale di caccia Perugia 2 in collaborazione con Legambiente Umbria. Ci dice di più Rossana Furfaro. Piccoli esploratori sulle tracce della fauna selvatica è il progetto di educazione ambientale promosso dall'ambito territoriale di caccia Perugia 2 per condurre gli alunni di alcune classi delle scuole elementari di Todi e Spoleto alla scoperta della ricchezza faunistica del comprensorio e delle varie specie animali che lo popolano attraverso visite guidate nei boschi, ma anche lezioni in classe condotte da esperti faunistici ambientali. Protagonisti nella prima giornata sono stati proprio i bambini della scuola Ponterio di Todi. Quest'oggi abbiamo dato azione a un progetto che è nato a onor del vero su idea di Legambiente, un progetto che riguarda il territorio stesso, la natura e la fauna selvatica. È un progetto che ha preso in considerazione soprattutto la specie cinghiale e la specie lupo, ma in realtà è stato il pretesto per uscire nel territorio e vedere, leggere questo libro della natura con tutte le sue espressioni, le sue sfumature e tutto ciò che ci può dire. Una giornata a contatto con la natura, dunque, in zone protette dalla TC Perugia 2, dove i piccoli visitatori, armati di macchina fotografica e blocco per gli appunti, hanno potuto osservare da vicino i luoghi e le abitudini della fauna selvatica. Questa collaborazione con ATC è stata fondamentale per affrontare argomenti che riguardano la biodiversità, gli habitat naturali, il rapporto con il territorio. E infatti ci rivolgiamo a delle classi di territori rurali come quello dove ci troviamo oggi. I percorsi educativi sono concentrati molto su un approccio dell'imparare facendo e sull'esperienza laboratoriale. È un'esperienza molto bella che l'ATC Perugia 2 conta di continuare e siamo certi che è la strada giusta. Noi non vogliamo che la caccia né i cacciatori siano, per così dire, corpi strani nel territorio stesso, ma siano una parte integrante e fattiva di una progettazione a medio e lungo termine che veda il coinvolgimento però di tutti gli attori presenti e di tutti coloro che possono dare un contributo a tali azioni. Il progetto è patrocinato da Regione Umbria e Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia. Siamo contenti perché siamo riusciti a far venire fuori le tre anime fondamentali dell'ATC, il mondo ambientalista, il mondo venatorio, il mondo agricolo, tutti insieme per un progetto per i bambini. E ringrazio ancora tutti per la collaborazione. Adesso beneficenza con la cena dell'Associazione Mai Soli di Perugia allo scopo di raccogliere fondi per le proprie attività e farsi conoscere dal pubblico. I'm storming on the corner, about to cast the last dream home. Una festa di compleanno il cui regalo voluta dalla stessa festeggiata Teresa Frenguellotti è stata una serata di beneficenza per raccogliere fondi a favore dell'associazione che ha fondato ormai da qualche tempo insieme a Marina Martorelli che è nella presidente Johnson De Rizzoli. Mai Soli, il nome di questa giovane ma coraggiosa realtà, nata per dare un aiuto concreto alle persone in coma, stato vegetativo permanente o di minima coscienza, a seguito dell'esperienza dei tre fondatori i cui parenti vivono una condizione di malattia. Purtroppo io ho mia madre da 4 anni in questo stato, Nino che è l'altro socio ha la moglie e Marina che è la presidente ha il marito. Quindi cercheremo di raccogliere con varie iniziative il più possibile per poter sostenere i nostri cari a stare bene. 645 gli euro raccolti con la pesca organizzata durante l'evento generosamente animato anche dalla musica e dalla compagnia di Annalisa Baldi. Ma questa è stata solo una delle tante iniziative messe in campo da Mai Soli per farsi conoscere e raccogliere fondi. Abbiamo cercato di raccogliere il più possibile soldi, sempre per lo stesso scopo, perché in questo momento dobbiamo farci conoscere, quindi la gente si deve fidare. I pazienti sono oggi ospitati alla Casa dell'Amicizia
Amicizia Seppilli di Perugia che, nonostante i pochi specifici mezzi a disposizione, ha fatto il possibile per accoglierli e, grazie anche all'aiuto di Maisoli, si sta dotando di strumentazioni più adeguate. Ma il passo successivo l'associazione lo ha fatto rivolgendosi direttamente alle istituzioni per chiedere che vengano inserite nel piano ospedaliero dell'Umbria le speciali unità di accoglienza permanente. Chiediamo l'apertura di un centro, che è una cosa estremamente complicata, quindi ci hanno proposto un modulo all'interno della struttura presso cui già siamo ricoverati, e intanto per iniziare sarebbe una cosa ottimale, e nel frattempo noi ci muoviamo per far sì che questo modulo abbia la sembianza più vicina a quelle che è il centro idoneo che viene definito SUAP dal Ministero della Sanità. Queste persone hanno bisogno di cure particolari che non sono proprio nel programma del posto come operano adesso. Allora ci vorrebbe qualche aggiustamento. All'autodromo di Magione si è concluso il progetto Driving Challenge Safety Campus, promosso dagli Automobile Club di Perugia, Terni e Roma, in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e gli autodromi di Magione e Vallelunga. C'era per noi Nicola Torrini. Si è svolta all'autodromo dell'Umbria l'ultima prova del Driving Challenge Safety Campus e adesso il mondo della sicurezza stradale ha i suoi primi giovani ambasciatori all'interno dell'Università degli Studi di Perugia. Giulia Gentili, Giacomo Marcelli, Jonathan Ruiz, Luca Proietti Petretti e Sebastiano Dalla Pria. Sono loro i componenti della squadra bianca che ha preso parte e vinto la prima edizione del progetto promosso dagli Automobile Club di Perugia, Terni e Roma in collaborazione con l'Ateneo Perugino e gli autodromi di Magione e Vallelunga. Un'iniziativa nata proprio con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti universitari sulle tematiche legate alla guida responsabile. La sfida è piaciuta e l'abbiamo declinata in maniera sportiva. Un campionato di guida sicura tra ragazzi pescati all'interno dell'Università degli Studi di Perugia. Bellissima iniziativa, oggi c'è la finale, è la terza tappa, la prima è partita proprio qui da Magione, la semifinale a Vallelunga, entusiasmante, e oggi bellissima la finale dove i ragazzi toccano proprio la emozione di guidare in pista, e alla fine chi vince guiderà anche una macchina da corsa. La sfida fra le tre squadre finaliste si è incentrata sulla capacità dei ragazzi di prevenire situazioni di rischio anche a bordo di vetture da competizione, sulla loro attitudine alla guida sicura e sulla predisposizione al lavoro di gruppo con una gara di simulazione del cambio pneumatici. Durante tutto il periodo del Driving Challenge Safety Campus, particolare attenzione è stata posta anche alla comunicazione dell'evento e del tema della sicurezza stradale tramite social network, strumenti questi tra i più incisivi tra le giovani generazioni. Abbiamo l'orgoglio di aver iniziato e di aver riscritto la guida sicura, una sorta di ricerca e sviluppo di quello che era un concetto che poteva sembrare statico, mentre per noi la guida sicura è un concetto dinamico. Un programma che ha una dimensione importante, che deve andare oltre i confini regionali dell'Umbria e del Lazio, ma può coinvolgere l'Italia intera e quindi ragazzi delle varie università italiane. Perugia Flower Show Spring Edition. La mostra mercato di piante rare e inconsuete torna dal 12 al 14 maggio ai Giardini del Frontone di Perugia. Giardinaggio professionale, arte floreale, floriterapia, degustazioni guidate su fiori commestibili ed erbe spontanee, ma anche prodotti per il benessere, corsi e laboratori.
Perugia Flower Show. Tira fuori il verde che è in te. Domenica 21 maggio torna in Valnerina Sellano Off-Road, decimo raduno nazionale per fuoristrada e quad. Un emozionante percorso con nuove varianti hard dedicato a tutti gli amanti della 4x4. Sellano Off-Road, l'Umbria come non l'avete mai vista. Pesciarelli Edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci sempre al passo con le novità di mercato fanno di Pesciarelli Edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli Edilizia, la nostra forza è il servizio. Ci occupiamo ora dello Show dei Motori, evento dedicato al mondo delle due e quattro ruote in programma dall'1 al 4 giugno a Umbria Fiere di Bastia Umbra. Noi siamo stati alla sua presentazione con Rossana Furfaro. Viaggia spedita la macchina organizzativa dello Show dei Motori che vede alla guida Emily Granieri. L'evento, in programma da giovedì 1 a domenica 4 giugno al centro fieristico Umbria Fiere di Bastia Umbra, è stato presentato all'Istituto Serafico di Assisi. Abbiamo puntato a creare veramente un grande evento soprattutto nelle aree esterne, no? Quindi creeremo all'interno del polo fieristico di Umbria Fiere un circuito che sarà il protagonista e il cuore della manifestazione davanti al padiglione 9, dove verranno piloti a fare esibizioni da tutta Italia, quindi già abbiamo un'iscrizione di 60 piloti, quindi questo lascia presagire ad un evento importante. Poter vedere la bellezza di queste, perché a volte sono sculture, io ritengo, quando vediamo delle belle Ferrari, lì c'è uno studio particolare, anche in termini proprio di tecnologia, e mette in risalto senz'altro anche la bravura di noi italiani. Ricco il programma che si divide in diverse aree tematiche: freestyle, motorsport, fuoristrada 4x4, tuning e contest, simulatori, auto d'epoca e club. Grande spazio avranno anche diversi spettacoli, stunt show e gli ospiti illustri, uno su tutti Giancarlo Fisichella. Un vero e proprio universo delle due e quattro ruote, insomma, esteso su 50.000 metri quadrati tra aree esterne ed interne. Qui esporranno i maggiori marchi dell'automotive e del motociclismo, il comparto dell'aftermarket, club prestigiosi, centri di ricerca e istituzioni. Spazio poi ai temi della sicurezza ed educazione stradale, con il coinvolgimento di scuole del territorio e istituti che si occupano di persone con disabilità, tra cui il Centro Speranza di Frattatodina e il Serafico di Assisi. Per i ragazzi di questi ultimi due sono previste sessioni di mototerapia con la collaborazione del team da Boot. Già hanno fatto l'esperienza 2 anni fa e l'emozione che era visibile nei loro volti è un qualcosa che veramente dice la bontà di questa manifestazione. È necessario fare formazione, per esempio, per alcune categorie particolari e iniziative per sensibilizzare ovviamente i ragazzi, soprattutto in età scolare, l'età che si avvicina di più all'acquisizione appunto della patente, perché questa, diciamo, sensibilità aumenti e ci faccia essere più prudenti tutti quanti. Un tuffo nel passato con la mostra World of Dinosaurus allestita al Parco Mattia Giurelli a Porchiano del Monte ad Amelia. Un'esposizione affascinante a cura della Wonderworld Entertainment con il patrocinio del Comune di Amelia e la collaborazione dell'associazione Noi Amici per Leo. C'è tempo fino a domenica 28 maggio per visitare World of Dinosaurus, l'esposizione itinerante che ha fatto tappa a Porchiano del Monte ad Amelia.
Nel parco intitolato Mattia Giurelli, infatti, riprodotti in maniera fedele a seguito di studi scientifici, sono visibili circa 50 modelli di dinosauri, inseriti nel contesto naturalistico dell'area. La mostra della Wonderworld Entertainment è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Amelia e la collaborazione dell'associazione Noi Amici per Leo. L'associazione nasce 7 anni fa dopo la morte di un nostro amico su un incidente sul lavoro e ha come scopo principale appunto la valorizzazione del territorio del paese di Porchiano del Monte, dove siamo riusciti ad organizzare insieme alla Wonderworld Entertainment una mostra itinerante di dinosauri a grandezza naturale, dove grandi e soprattutto bambini potranno divertirsi e vedere a grandezza naturale gli animali presenti nella preistoria. Bambini e famiglie infatti possono ammirare e prendere confidenza con tanti esemplari, dal Tyrannosaurus Rex con i suoi 8 metri d'altezza all'imponente Triceratops fino al Diplodocus lungo 30 metri. La mostra, che ha già toccato numerose città europee, rimarrà aperta ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ora andiamo a conoscere l'azienda Ital Pollina, produttore mondiale di fertilizzanti organici, biostimolanti di origine vegetale e microorganismi utili alle piante, che ha partecipato ad AgriUmbria presentando le proprie attività. Per noi Rossana Furfaro. L'agricoltura in primo piano ad AgriUmbria, mostra nazionale in scena ogni anno a Umbria Fiere di Bastia Umbra. Tante le novità della 49esima edizione e numerosi gli espositori come Ital Pollina, azienda leader mondiale nella produzione di fertilizzanti organici e speciali, fondata negli anni 70 da Licinio Bonini. Siamo fra le aziende storiche italiane, oggi lavoriamo in oltre 50 paesi al mondo con i nostri fertilizzanti organici. Ital Pollina produce 1.200.000 quintali di prodotto organico l'anno e lo stabilimento è a Verona Nord ad Affi. E abbiamo altre strutture a Novara, abbiamo in Spagna, l'abbiamo in Francia, in America. E siamo ben presenti nel panorama nazionale e mondiale. In Spagna Ital Pollina possiede uno stabilimento che produce micorrize e tricoderma. In particolar modo questa è un'invenzione che è partita proprio qui dall'Umbria, insieme alla Manganelli, con l'aiuto dell'Università della Tuscia, abbiamo micorizzato il grano da seme, seme trattato con microorganismi anziché con fungicidi chimici. Un prodotto che va benissimo in agricoltura biologica, interessantissimo in agricoltura convenzionale, perché questi microorganismi potenziano e proteggono l'apparato radicale. Quindi un apparato radicale molto più sviluppato che regge in maniera eccezionale gli stress, per esempio di siccità. Quindi una pianta che riesce a bere e a mangiare in maniera più importante. Il seme trattato con questi microrganismi è facilmente riconoscibile. È un seme verde, anziché rosso come fungicidi chimici classici, è un seme ricco di microrganismi. Quindi la Manganelli è stato il primo gruppo in Italia che è riuscito a micorizzare questi semi. E questi microrganismi sono la vera innovazione. Tutte le piante possono essere micorizzate, quindi ormai a livello nazionale stiamo creando delle sinergie con i gruppi sementieri, perché ci siamo ben resi conto che un seme micorizzato è un seme più forte, più resistente e con un bellissimo apparato radicale. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty è aperto tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075 500 209. Beauty,
un universo di bellezza. Nel centro storico di Assisi, tra cultura ed archeologia, sospesi sopra una domus di epoca romana. La nostra cucina per il vostro gusto. La locanda del cardinale, ristorante e banchetti. Hai bisogno di una consulenza aziendale? Stel Consulting fa il caso tuo. Centro servizi e studio di consulenza strategica, da anni Stel Consulting progetta, sviluppa e gestisce soluzioni altamente innovative per governare al meglio informazioni e processi aziendali. Stel Consulting è anche specializzata nel campo della formazione continua e permanente. Vieni a conoscerci, ci trovi a Collazzone in strada dell'Osteria 82. Ora parliamo del dottor Hamid Salari, medico chirurgo dalla lunga esperienza che pratica nel suo studio a Ponte San Giovanni di Perugia l'ossigeno-zonoterapia. Sentiamo di cosa si tratta. Il dottor Hamid Salari, medico chirurgo specializzato nell'ossigeno-zonoterapia, dopo aver maturato una lunga e significativa esperienza tra l'Italia e l'estero, ha stabilito da anni la sua attività a Roma e ha da poco aperto un secondo studio a Perugia a Ponte San Giovanni. Iraniano d'origine, ha studiato a Perugia e si è specializzato nella capitale, annoverando negli anni importanti collaborazioni, come quelle con le università di Teheran e Dubai, per esempio. La pratica dell'ossigeno-zonoterapia gli ha permesso di raggiungere risultati importanti nella cura di mal di schiena e patologie del ginocchio e più in generale nella terapia del dolore. Ossigeno puro concentrato è un ossigeno molto 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 pulito che viene messo dove c'è la patologia, e specialmente nella regione lombare quando c'è il dolore dell'ernia discale. Questo ossigeno viene applicato in quella zona sempre senza intervento chirurgico, sempre senza ricovero e anestesia. La maggior parte dei pazienti soffrono, quasi 80% di popolazione soffre di mal di schiena. È una praticamente patologia molto molto frequente, dolore di ernia discale. In questo caso è un'infiammazione molto forte. Praticamente ernia produce sostanze tossiche, che queste sostanze tossiche creano continuamente il dolore, continuamente il dolore. Con ozonoterapia localmente viene trattato con un ago molto sottile e quindi il processo infiammatorio a livello del nervo viene eliminato immediatamente e quindi il paziente si sente subito un sollievo. Poi un'altra patologia molto importante si tratta del ginocchio. Con artrosi, chi soffre del ginocchio anche viene curato con ossigeno-zonoterapia. Un'altra patologia molto importante si tratta di cervicale, perché nella maggior parte dei casi il dolore cervicale si tratta di una contrattura e quindi con ossigeno-zonoterapia viene trattato e quindi viene il rilassamento muscolare. Il sollievo quindi per il paziente è immediato, ma sono necessarie più sedute? Come funziona la terapia? Il paziente ha bisogno di diverse sedute, come minimo 12 sedute, comunque dalle prime sedute sta molto meglio, man mano che vengono trattati si sente molto meglio. E quindi dopo 12 sedute completamente sta bene il paziente. Per quanto riguarda ernia discale e il dolore a livello lombare. Per quanto riguarda il ginocchio, semplicemente si fa un trattamento locale con un ago molto molto sottile sottocutanea. Si lascia la miscela di ossigeno ozono, che è un antinfiammatorio molto potente e molto forte. E quindi il paziente si sente sollievo anche quasi immediatamente. In questo caso ci vuole anche diverse sedute. Salari partecipa inoltre a consessi internazionali sull'ossigeno ozonoterapia e riceve pazienti anche dagli USA per curarli con questo metodo.
Open weekend nelle concessionarie Rossi Mercedes-Benz per conoscere da vicino il nuovo SUV Mercedes-Benz GLA. Scopriamo di più nel servizio di Nicola Torrini. Rinnovato nel design, cresciuto in altezza, più ricco negli interni e nell'offerta di motori, il nuovo Mercedes-Benz GLA ha già stupito gli automobilisti umbri e non solo. Il SUV compatto della Stella Tre Punte è stato presentato infatti dalla concessionaria Rossi Mercedes-Benz negli showroom di Perugia, Città di Castello, Foligno, Narniscalo, Arezzo e Viterbo. La nuova GLA che presentiamo oggi è un prodotto che già conosciamo molto bene. È un prodotto che presenta caratteristiche estetiche fuoristradistiche, ma il restyling in realtà porta delle modifiche anche all'apparato estetico, non solo esterno ma anche interno. A partire dalla nuova calandra frontale, dove sono evidenti i richiami alla guida SUV, quindi i nostri modelli fuoristrada. Nuovo gruppo ottico LED, LED High Performance, quindi sia anabbagliante che abbagliante completamente a LED. È stato eliminato il faro Bixeno. E nuova calandra della versione Premium, quindi un frontale un pochino più aggressivo. Parte posteriore abbiamo un nuovo faro full LED con il disegno rivisto nella parte posteriore, bagagliaio elettrico con la disponibilità a pacchetto Advantage, quindi anche nel restyling sono stati rivisti gli allestimenti e gli accessori, quindi i particolari pacchetti che dotano già di serie la macchina di particolari accessori. Parlando degli interni, abbiamo clima automatico già di serie a partire dalla versione Sport, anche i fari full LED di cui abbiamo parlato prima sono già di serie alla versione Sport. Schermo da 8 pollici più grande con finitura specchio, quindi già un livello di allestimento un pochino più alto anche nella questione degli interni. Bocchette dell'aria rivisitate, un nuovo rivestimento in ecopelle a partire dalla versione Sport, keyless start di serie per l'accensione senza chiave. Molto ampia si è detto la scelta di motori, dai 109 cavalli di GLA 180D ai 381 cavalli della Mercedes AMG GLA 45 4MATIC, modello di punta della serie. GLA è inoltre dotata di innovativi elementi per il comfort e la sicurezza, come la telecamera 360 gradi e il pacchetto integrazione per smartphone. Ci permette di interagire con il nostro cellulare in completa sicurezza dalla gestione del comando della macchina, quindi in contemporanea Apple CarPlay e Android Auto. Durante il porta aperte di presentazione, nelle sedi Rossi Mercedes-Benz è stato possibile effettuare test drive e i possessori di Mercedes-Benz Smart hanno anche avuto l'opportunità di ricevere un check-up gratuito sulle proprie auto. Tra gli espositori di AgriUmbria, mostra nazionale su agricoltura, zootecnia e alimentazione, c'è stata anche l'azienda Minini e Petrini, leader nel mercato mangimistico non integrato. Andiamo a conoscerla con Rossana Furfaro. Sono il forcone e la forchetta a rappresentare simbolicamente il gruppo Mignini e Petrini, presente alla 49esima edizione di AgriUmbria, mostra nazionale su agricoltura, zootecnia e alimentazione a Umbria Fiere di Bastia Umbra. Partecipiamo fin dalla primissima edizione perché giochiamo in casa allo stabilimento Petrini, infatti è qui a 100 metri di distanza, e nell'arco di questi 49 anni abbiamo visto anche l'evoluzione del mondo zootecnico. La prima edizione era una pura compravendita di animali. Oggi è un momento importante per incontrare i propri clienti, per scambiare idee, opinioni, raccogliere dei suggerimenti e dare anche preferibilmente delle risposte. Una presenza forte oggi quella di Mignini e Petrini nel mercato mangimistico non integrato, ma che ha anche una storia importante. Il gruppo nasce nel 2002 con l'acquisizione da parte della Mignini del marchio e della struttura produttiva della Petrini, ma le radici sono ben più profonde. Tutto ha inizio nella metà dell'Ottocento con la produzione di farina e semole per la pasta presso i rispettivi molini della Pasta Ponte a Ponte San Giovanni di Perugia e Spigadoro Petrini a Bastia Umbra. Intorno agli anni 50 entrambe le aziende diversificano le proprie attività con la produzione di mangimi zootecnici per l'allevamento di animali da reddito. Siamo tra i pochi operatori del mercato che riescono a coprire in maniera omogenea con i propri prodotti
tutto il territorio, dalle isole fino al nord Italia. Vendiamo i nostri mangimi sia a clienti allevatori diretti, sia a clienti rivenditori. Abbiamo circa 5.000 negozi in tutta Italia che invece veicolano il nostro prodotto in sacchi, e questi sacchi poi vengono acquistati dal consumatore, dal lobbista che si alleva i propri animali in casa. La produzione avviene in Italia, sede centrale Assisi e Bastia Umbra, e poi negli stabilimenti di Sant'Agata Bolognese, Caivano in provincia di Napoli e Brindisi. Quello di Brindisi è particolarmente importante perché, oltre che produrre mangime, riceve le materie prime attraverso lo sbarco di navi e quindi ha questa doppia funzione. Infine, ecco la mission aziendale. Mignini e Petrini da sempre ha come obiettivo proprio quello della salute e del benessere animale, proprio perché successivamente i prodotti sono quelli che finiscono sulle nostre tavole e quindi vogliamo, come tutti, mangiare cose buone, sane e genuine. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo i nostri contatti e che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube. Vi invito inoltre a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Carla Dama e dalla redazione di Avinews un buon proseguimento di programmazione.